Eccoci di nuovo, questa volta per parlare dell'organizzazione dei file, delle varie immagini e quindi quello che per prima per Lightroom era il catalogo, adesso siamo semplicemente nella cartella di un hard disk, attraverso il software Bridge, sono andato nel mio hard disk, nella cartella dedicata e sono nell'insieme delle foto, che stiamo lavorando. Quindi, ho la possibilità attraverso il software Bridge, scusate, di gestire e mettere in ordine delle foto senza fare delle cartelle, quindi senza duplicare e creare delle copie fisiche ai file. Certo, anche Bridge ci dà questa opportunità attraverso le raccolte di Bridge, che è la stessa cosa che abbiamo visto con le raccolte di Lightroom, cioè sono degli spazi virtuali che sono propri dell'ambiente in cui li stiamo creando. Non esistono degli spazi ripetuti e duplicati sull'hard disk, ma esistono all'interno del software. E faccio la stessa cosa. Io vado a crearmi una raccolta nominandola, per cui l'avevamo chiamata Scozia. Ora, a questo punto sono dentro questa raccolta, non ho nessun elemento da visualizzare, per cui devo tornare dove ero prima, quindi devo tornare nella mia computer, nella cartella dedicata avevamo le nostre immagini. Per cui Scozia vuota come raccolta, io vado a selezionare. Tenendo premuto il tasto Command o Control per Windows, vado a selezionarmi tutte le immagini che voglio mettere nella raccolta Scozia e le trascino semplicemente dentro. Ne ho 12, queste immagini sono 12 e non le ho duplicate, le ho semplicemente richiamate, ho creato dei puntamenti anche all'interno di Bridge per mettere in ordine, senza fare delle sottocartelle, ma per mettere in ordine ciò che ho voluto sistemare e dividere nel mio ambiente Bridge. Resta anche la stessa cosa che se voglio fare sempre delle stesse immagini, una raccolta che questa volta si chiama per esempio paesaggi e che è sempre contenuta nel gruppo di foto che avevamo selezionato prima, sono liberissimo di farlo perché creo semplicemente dei puntamenti diversi, non vado a rinominare o anzi riduplicare le foto che sono andato a selezionare. Quindi prendo le stesse foto che facevano prima parte delle 12 e vado a metterle ulteriormente nella raccolta paesaggi. Non ne ho create di nuove, le ho semplicemente splittate, ho creato più puntamenti della stessa immagine. Questo ci permette di risparmiare diverso spazio nell'hard disk perché non le creiamo fisicamente, ma la cosa interessante è che la modifica di un file va a ripercuotersi su tutte le destinazioni in cui è stato messo attraverso le raccolte e quindi non mi devo più preoccupare di gestire le modifiche e quindi andare a sovrascrivere i file che avevo creato precedentemente avendoli duplicati.